Ciao ragazze, buongiorno, bentornate qua nel mio salotto. Finalmente ci ritroviamo e ci ritroviamo per un video haul perché sono uscita a comprare qualcosa. Si è aperta la porta perché c'è un po' di vento. Allora, un video haul, anzi, facciamo così. Farò due video spezzati, uno in cui parlo di abbigliamento e scarpe. E l'altro in cui invece parlo di cosmesi e beauty, ecco. Allora, cominciamo dalle scarpe. Dalle scarpe, ho fatto un ordine su saldi privati e mi è arrivato già da 2 o 3 giorni, ma non l'avevo ancora aperto. L'ho aperto stamattina e vi faccio vedere. Stamattina l'ho aperto e le ho già indossate il primo paio di sandali che mi sono comprata. Volevo un paio di sandali con un po' di tacco, ma non troppo, che fossero eleganti, ma non scomode, e che fossero giornaliere, ma anche da sera. Mi sembra facile, no? Trovare un po' di scarpe così. E in effetti però le ho trovate, guardate che carine, eccole qua. Adesso queste le ho già indossate stamattina per uscire, eccole, ve le faccio vedere. Ecco, sono dei sandali con un po' di tacchetto, però il tacco è quadrato. E con questo che sembra un merletto messo qua al cinturino e qua davanti. Sono comode e carine. Le ho prese appunto su saldi privati e venivano 32 euro, 25 sterline di Dorothy Perkins. C'era una campagna, sapete che su saldi privati sono sempre le campagne. C'era questa qui Dorothy Perkins che io non conosco, ma aveva delle belle scarpe e quindi ne ho prese un paio così. Poi un altro paio che vi faccio vedere, eccoli qua, sempre 37, anche questo sandalo, però questo è un po' più da giorno. Questo l'ho solo provato, non ho ancora tolto le etichette. Scamosciato color cipria, molto molto carine, un po' bon ton, eccole qua, eccole. Diciamo che il modello è molto simile all'altro, quindi col cinturino aperte, con il tacco squadrato, quindi comode, senza plateau, sono basse e non so se si vedono bene con me davanti. Comunque le scarpe sono così. E sono carine, comode e queste da mettere di giorno, secondo me sono bellissime. E anche queste le ho pagate 32 euro, c'è scritto qua 25 sterline. Dorothy Perkins Heeled Sandals Pink Suede, perché è un po' scamosciato. Proprio carine, eh? Made in China, ovviamente. Però no, sono belle e elegantine. Anche queste qua che ho messo oggi, le ho messe questi sandali neri, le ho messe con questa cintura che ho addosso, me la devo togliere per mostrarla. Questa cintura che ho preso su Shein invece, che è questa finta Gucci, diciamo che mia figlia, chiedo a lei, eccola qua. Questa finta Gucci qua nera, intanto una cintura nera serve sempre, questa ha questi cerchi dorati qua al centro, mi stavano bene sull'abito così, e un po' di pizzo, è un abito color beige, la cintura nera e i sandali neri, e insomma ero carina. Poi siamo andate con mia figlia a fare un po' di shopping, a fare l'aperitivo in piazza, cioè ero bene, meno male. Oh, oggi sono contenta di quello, lo scriverò nella mia agenda. Oggi sono contenta perché 2 punti. Poi ancora un paio di scarpe che ho sempre preso in questo ordine da saldi privati e sempre di Dorothy Perkins, però questo mi è arrivato nel sacchetto, non nella scatola. E così, per essere un po' più teenager, per essere un po' giovane, farmi vedere che insomma sono giovane dentro e fuori, ho comprato le sneakers bianche che hanno tutte, e dietro qui è argentato e poi qua sul fianco è qui un po' glitterato, un po' con le paillette così. È carino, l'ho viste messe sotto un abitino bianco così di cotone, stavano bene, anche con uno smanicato, con dei pantaloncini, con i pantaloni capri, insomma, si possono mettere con tantissime cose. E adesso veniamo un po' alla nota dolente, perché ho comprato questo abito su Shein.
un abito bianco estivo di cotone che sulla modella mi piaceva tantissimo, e invece addosso a me mi sembra una camicia da notte. Allora adesso chiedo mi sono dato il telefono, scusate. Vi stavo dicendo che ho comprato un vestito su Shein, come volete dire voi, che indossato dalla modella mi piaceva tantissimo, e invece quando mi è arrivato a casa mi sembra una camicia da notte. Adesso ve lo faccio vedere e poi mi dite voi. Un abito bianco di cotone lungo, magari così non è che si capisca tanto. Allora, così, tutto aperto, tutto abbottonato davanti, lungo, che però ha queste rouge qua praticamente, non so se riesco a farvelo vedere bene, ha delle rouge qua davanti e la manica, mezza manica, un po' a sbuffo. Quando lo indosso, queste rouge si alzano e sembro Gigrobo d'acciaio, non so, non mi piace. E dietro sembra che ho le ali pronta al decollo. E giusto giusto in vita, si chiude giusto giusto in vita, di quelli da tenere poi un po' aperti sotto. Cioè, l'avevo visto bello, arioso, così per l'estate, andava bene. Ma quando l'ho indossato non mi è piaciuto. Però non ho avuto voglia di fare il reso, perché non avevo voglia di mettermi a fare il reso. E quindi ho detto, lo tengo come camicia da notte, non so, ditemi voi. Ho preso una L ed è proprio giusta. E, l'ho già messo, l'ho tirato fuori per lavarlo, ma sono molto molto indecisa. Voi cosa ne pensate? Io sono molto propensa a usarlo come camicia da notte o come copricostume tutto aperto, non lo so, non saprei. Sono rimasta un po' delusa, è la prima volta che Shein mi delude, effettivamente, non mi piace tanto. Poi, ancora per abbigliamento, questo invece l'ho preso stamattina, ho preso una tuta intera con le spalline, eccola qua. Allora, davanti è aperta così a B e dietro invece ha un po' di elastichino ed è dritto, eccolo qua. L'elastico in vita e poi ha i pantaloni larghi che arrivano fino al polpaccio. E questa è carina, insomma. Anche questa, ad esempio, da mettere per essere un po' più elegantosa con i sandali neri e con una bella collana, con dei begli orecchini, e diventa una cosa più elegante. Oppure con le sneakers bianche e magari, non lo so, un altro accessorio bianco, una collanina bianca, non lo so. Può essere molto più casual. E poi niente, poi ho ancora comprato, ultima cosa, una fascia per i capelli, questa qua, molto pin up anni 50, questa, però adesso non me la metto, comunque si mette qua così. E questo va bene per tirarmi un po' sui capelli anche dietro, per tenerli un po' su e non farmi sudare. Quindi ho fatto questi acquisti, mi è piaciuto tutto, non vi faccio vedere la prova del vestito perché secondo me è osceno. E sono molto intristita da questa cosa perché lo aspettavo questo vestito, avevo molta speranza su di lui, ma addosso no, non me lo vedo proprio. Quindi niente, ci salutiamo qua e ci vediamo in un altro video in cui invece parliamo di shopping, ma di tutt'altro genere. Ciao!